I ragazzi e le ragazze della classe Quinta S del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno propongono un radiodramma con l'intento di recuperare l'abitudine all'ascolto e stimolare l'immaginazione. L'opera si intitola Un piano perfetto ed è tratta dal romanzo di Luciano Ligabue La neve se ne frega. È il risultato di un progetto di scrittura creativa sviluppata dagli alunni che sono stati protagonisti nella produzione di copioni, musiche e hanno contribuito al montaggio realizzato in collaborazione con il centro giovanile Il Blogos. Il radiodramma si inserisce nel contesto di un futuro dai toni orwelliani, in cui gli uomini, costretti in un sistema di ipercontrollo, hanno perso capacità critico-riflessive e dove il corso naturale degli eventi è capovolto, si nasce vecchi e si muore a 0 anni. I nostri protagonisti si sottraggono a questo fato per ritrovare insieme una dimensione umana. Nella terza puntata, Difo riceve una telefonata da parte del detenuto che 20 anni prima operò Natura. Questi gli rivela che quella disfunzione era loro figlio. Difo, scioccato, racconta tutto a Natura. Salve, sono la tua radio sveglia. Sono le 8. Oggi è giovedì 2 febbraio 2204. Sta nevicando e nevicherà tutto il giorno. Quindi sta buono buono al calduccio. Non si può andare fuori a giocare quando nevica forte. È una regola dell'asilo. Ricorda il piano Vidor. Hai diritto ai diritti. Grazie a questo diritto non potrai mai, sotto il piano Vidor, venire privato di alcuno dei tuoi diritti. Per alcun motivo, in alcun modo, tranne in caso di detenzione. È tuo dovere conoscere perfettamente i tuoi diritti e i tuoi doveri. L'ignoranza è punita. La tua radio sveglia ti augura una giornata divertente. Ricorda, non sei una macchina né lo sei mai stato. Sei il risultato del progetto evolutivo finale. Gira, gira tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. E voi due che fate lì soli? Mi avevate promesso che oggi sareste stati per più tempo con gli altri vecchietti. Sì, lo so che Difo adora la neve, ma non vi posso proprio far uscire. Lo sapete che le regole sono uguali per tutti. Va bene, Cueva, fra poco veniamo a giocare con voi. Sì, Difo, ho capito, ma hai sentito cosa ha detto Cueva poco fa? Non è che hanno paura di quello che possiamo dirci sotto la neve. È solo una regola dell'asilo. Ma possiamo stare qui, io e te, a parlare, senza che gli altri vecchietti ci sentano. Nessuno sa che da ogni tuo sguardo posso capire ogni tuo piccolo pensiero. Ecco, ora i tuoi occhi mi dicono che sei felice qui, accanto a me, come sempre. Vieni qui, tesoro. Vorrei anch'io abbandonarmi in un tuo caldo braccio, come una volta. Ma è bella la tua manina calda sulla mia. Sento che ci amiamo, anche se in modo diverso, come quando, tanto tempo fa, avevamo 40 anni, come quando ne avevamo 20. Ma ora non possiamo più fare i bambini. Ho bisogno di farti una domanda davvero importante. C'è stato un attimo, anche solo un secondo, in cui hai amato nostro figlio più di me. Io devo essere sincera con te, per me non è stato così. Io ho amato il figlio che mi cresceva dentro più di te. Perdonami. Non dire così, smettila di sentirti in colpa. Hai fatto il possibile per proteggere me e tuo figlio. Ma ora non tormentarti più, ti prego. Non è colpa tua se non ci hanno permesso di farlo nascere. E voi due allora, venite o no? Difo, stammi vicino, amore. Conosco i brutti pensieri che avrei se ti allontanassi da me. Tra poco più di un anno te ne andrai e saperlo mi distrugge. Dovrò stare 2 anni senza di te. Mi stai dicendo che mi aspetterai per la prossima vita? Oh, amore mio! Gira, gira tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Un
piano perfetto è stato realizzato dagli alunni della classe quinta S del liceo scientifico Leonardo da Vinci dell'anno scolastico 2009-2010, seguiti dagli insegnanti Irene Scaravelli e Michele Collina. Il progetto è stato ideato in collaborazione con l'Istituzione dei Servizi Culturali del Comune di Casalecchio di Reno, Casalecchio delle Culture. La registrazione e il montaggio sono a cura della redazione del Centro Giovanile Blogos, www.blogos.it.